Sono le 8:50, ho appena parcheggiato, inizio l'escursione verso il bivacco Rovedatti. Sono in Val Tartano, località Campo, frazione di Tartano. Ecco il ponte nel cielo, che è il ponte tibetano più alto d'Europa. Ecco il ponte nel cielo, il ponte tibetano più alto d'Europa, veramente impressionante, bellissimo. Il panorama verso la bassa Valtellina, Calamona, Morbegno, lago di Como. Sono al Majengo Frasni, metri 1082, proseguo sul sentiero 163 verso il bivacco Rovedatti, viene dato a 2 ore 45. Eccolo la località Campo e sotto il ponte tibetano che ho appena percorso. Si prosegue nel bosco. Si parte subito con una bella mulattiera nel bosco, abbastanza ripida. Sentiero veramente ben tenuto. Ecco una pallina segnaletica. Sono in località Musunasha, metri 1320. E ora proseguo per il sentiero delle arene. Bivacco Rovedatti, 1 ora e mezza. Ecco un tratto con le catene. Si continua nel bellissimo bosco di Larici. Ora inizia a esserci un po' di neve. A 1600 metri metto i ramponcini, seguo una traccia. Thank you.
Sono le 11:05, finalmente esco al sole. Finora ero stato dentro nel bosco all'ombra, al freddo. Bellissimi ancora i colori autunnali. Ecco il Disgrazia. Bellissimo questo pianoro, è l'Alpe Pustaresque, Casera 1714. Bivacco Rovedati, un quarto d'ora. Sono le 11:30, sono arrivato al bivacco Rovedati, eccolo. Veramente bello il bivacco Rovedati, attrezzatissimo. E poi che vista, una vista spettacolare sul lago di Como, la bassa Valtellina, Morbegno, le cime dell'Alto Lario, uno spettacolo. Bellissima posizione. Anche l'altalena c'è.
ecco sotto la Val Tartano. Sono le 13:10, inizio la discesa verso Campo Tartano. Ecco il tratto attrezzato con le corde, le catene. Per fortuna non c'è ghiaccio. Ponte nel cielo,
ponte tibetano più alto d'Europa, il Val Tartano. Bassa Valtellina in fondo al lago di Como. Comunque ondeggia. Però ecco la diga di Campo Tartano. Sono le 16, dopo una sosta al caseificio per comprare il vitto, sono arrivato al parcheggio e termina quindi questa bellissima escursione alla bivacco Rovedati. Ecco sotto il bellissimo ponte tibetano.